zona delle Colombine, russule, dunque questa ad esempio è una colombina molto buona, è la Chanoc Santa, ha questa consistenza molto, come dire, pesante e lardosa. Non ci sono, la russula si può distinguere fra commestibile e non commestibile assaggiandola, è l'unico fungo per cui si può procedere in questa maniera. Sempre del gruppo delle russule abbiamo i lattari. Qui abbiamo il Lactarius deliciosus, che è il sanguin da noi, che si vende anche comunemente sul mercato. Ha un lattice, diciamo, rosso, che poi diventa ha questa tinta ossidata. Qui abbiamo invece un lattario che non è commestibile. Sì, sì, sì. Non è commestibile. Il genere Lactarius si distingue perché se passiamo sulle lamelle un dito esce fuori appunto un lattice. Mi scusi, una curiosità locale. Sì. Il Lactarius deliciosus era molto consumato a Sestri Ponente, infatti me lo dicevano sempre. E poi quando all'ufficio di igiene è arrivato invece il divieto di vendita, perché non so per quale motivo era stato deciso che fosse vietata la vendita, infatti i funghi di pino nei negozi e anche nelle bancarelle non se ne sono più visti. Allora, però si possono sempre raccogliere e mangiare. Assolutamente sì, perché è un fungo commestibile, diciamo che ci sono leggi essenzialmente nazionali che periodicamente rivedono la lista dei funghi commestibili, cioè diciamo che possono essere venduti o meno. Quindi potrebbe essere che nel frattempo questo fungo sia stato allevato dalla vendita, però è comunque commestibile e si può raccogliere quindi e consumare. Infatti noi a Sestri, come dico, eravamo dei gran consumatori di questo tipo di fungo. Assolutamente.